Andandoci bene, 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 direzione Playa de las Americas, ultimo giorno, ultimo giorno e mezzo comunque, sì, abbiamo capito, so no, dico no dalla regia, però lo so, penultimo. Allora, voi non capite questa situazione, è 15 minuti di percorso, cioè di 3 km per arrivare praticamente alla struttura e 45 minuti per trovare un merda di parcheggio, però almeno era gratuito. Cima è carina. Oh bene, parcheggio trovato, albergo prenotato ovviamente quando il parcheggio è stato trovato, parcheggio gratuito ovviamente, e adesso in spiaggia a fare il pranzo, se così si può definire, cibo, sì. Che poi precisamente siamo tra Maui Beach e Playa de las Americas, siamo proprio nel centro. E vai, bisogna decidere da quale parte andare. Ora l'interrogativo è: fare surf o mangiare? Ovviamente vince il mangiare. No, mangiare. Nell'attesa di trovare il cibo, un fantastico mojito da 3 euro. E vai! Buono. Allora, io non bevo tanti mojiti, però questo era veramente atomico. Sì! Allora, ci hanno consigliato questo posto e ci hanno portato come vino della casa il Montepulciano da pranzo. Il problema è che abbiamo detto no. E dunque abbiamo chiesto dei vini tipici e vabbè, alla fine abbiamo scelto la sangria, così non sbagliamo, molto molto bene. Dato che ci hanno consigliato questo posto, quasi sicuramente ricadremo sulla paella mista, che dicono che è spettacolare, e dunque l'assaggiamo. Che bello. Oh sì, sono già soddisfatto. Molto bene, eh. Posso solo dire che tutto è ottimo. Sì. Oh bene, posso garantire, era tutto perfetto, ho il fiatone e adesso quasi quasi mi prendo un altro mojito, però molto molto bene. Adesso momento unboxing della camera, anzi dobbiamo ancora prenderla la camera, dunque fra pochi secondi vedrete la camera che abbiamo scelto qualche ora fa. E vai! Oh bene bene, unboxing della camera 375, che poi è un appartamento in realtà. Ok, vi faccio vedere un po', giriamo. Ok, allora qua c'è l'angolo divano, il televisore, un frigorifero che non è un frigorifero ma bensì un mobiletto normalissimo, il fantastico come cavolo si chiama, balconcino anzi. Ok, dalla regia deridono le mie credenziali da vlogger di camere. Un frigorifero funzionante ma vuoto, un freezer sicuramente vuoto, ecco lo sapevo. Una zona cottura, una zona lavaggio indumenti sporchi e un fantastico forno che sicuramente non utilizzerò, insieme alla macchina del caffè e altri elettrodomestici. Un sacco di bicchieri, un sacco di tazze. Nulla, perché è vuoto quello. Questo è il boiler dell'acqua calda. E urca, ma abbiamo anche dell'olio e del caffè e delle tisane. Wow! Adesso andiamo al piano di sopra a vedere cosa c'è, anche perché è su due piani questo appartamento, è una cosa fantastica. Wow, una zona letto molto molto bella e un fantastico bagno in tutto questo decisamente... Ah, non è minuscolo, pensavo fosse piccolo, invece no, è un bel bagno. Wow, e vai. E in tutto questo vi
posso dire che ho dato una cauzione di 150 euro per far sì che io non rompa niente e dunque beh, ci sta. Comunque l'appartamento è veramente figo, è decisamente pulito e profumato, una cosa fantastica, e siamo ovviamente in prossimità di Playa de las Americas e per 65 euro non potevo chiedere di meglio. Ah, tra l'altro le chiavi le devo praticamente mettere in una cassetta di sicurezza col codice. E meno male che ho trovato persone che parlavano italiano, se no col cavolo che sarei riuscito a fare questa cosa. E vai! Il ripostiglio delle scope. Wow! Oh, bene! Guarda! Cosa? Vabbè, senza alcuna motivazione non ci hanno fatto fare il bagno in piscina e non si sa il perché, perché sono soltanto le 5 e dunque si va nell'oceano e vai! Direzione verso oceano, che penso sia un'ottima soluzione. Sì, molto molto bene. Complimenti al freezer dell'Indesit in quanto funziona veramente bene, ha congelato il mio rum al miele, molto molto bene. Ah, voi non immaginate il profumino di carne che c'è in questo momento, anzi è più pane bruciato misto a carne, sì, no è quasi bruciato questo, sì sì, comunque mi è venuta fame. Bene, la serata si conclude così, dopo una fantastica cena a base di costine, che dovevano essere teoricamente piccanti, ma non lo erano, però me le hanno vendute per piccanti, però erano decisamente, ma decisamente buone, da... Vabbè, era qualcosa del tipo Grill Romas... È uguale, no no, a posto a posto, mangiato comunque bene. Nel frattempo ho praticamente travasato la bottiglia di rum all'interno di una bottiglia di plastica, in quanto non mi porto una bottiglia di... cioè che peserà tipo un chilo soltanto la bottiglia a casa, e dunque stavo cercando di staccare l'etichetta. L'unica cosa è che l'etichetta fa veramente schifo, e nel frattempo comunque il rum è stato travasato in una bottiglia di plastica. Così me lo porto a casa e lo finirò, quello poco ma sicuro. E dunque l'avventura a Las Americas si conclude così. E niente, niente, noi ci vediamo domani perché c'è ancora un pezzo. Sì, molto molto bene.